Caro Caggio, ti scrivo un saluto da Nicola Agostini. Completiamo il nostro giro di interviste andando nel girone B di promozione. Focus particolare sulle prime in classifica. Le domande sono sempre quelle, ossia come chiudere i campionati, considerando che i comitati regionali avranno discrezionalità nelle scelte. A seguire che cosa le società chiedono proprio alle istituzioni, alla federazione in vista della ripartenza. Altre domande, una su tutta, venuta fuori proprio grazie alle nostre interviste, il possibile blocco dei fuori quota. Lo champagne è già in frigo a Massa Martana, chissà se l'è già stappato chi il vicepresidente Sabatino Montecchiani che andiamo a salutare. Ciao Sabatino. Ciao, ciao Nicola, buongiorno. Senti, hai già brindato a questa eccellenza oppure no? No, abbiamo brindato perché non siamo più visti con nessuno, né con i giocatori né con i dirigenti, quindi Quindi solo un po' di messaggi WhatsApp e basta. neanche un brindisi virtuale, visto che oramai ha scaricato anche Zoom, sei entrato nel mondo della tecnologia. Niente, è stato durissimo però entrare soprattutto nel mondo digitale, ma ti ripeto, ancora l'ufficialità non c'è poi, quindi non possiamo neanche brindare. Bisognerà aspettare il 3 giugno, però la linea guida è dettata, le prime in classifica salgono. Per quanto riguarda invece un eventuale ripescaggio, tu che cosa faresti? Chi ripescheresti, mettiamo in eccellenza? Io credo ripescherei chi durante il campionato si è meritato, credo le seconde in classifica, anche per quello che hanno fatto l'agriturno, insomma. Ci ha fatto tenere un passo infernale per poter essere primi, quindi credo che se ci fosse una squadra che lo merita, sicuramente l'agriturno. L'Aclitunno o il Ventinella nel girone Io purtroppo parlo del mio girone, tra le due non lo so, certo, così diventa difficile sceglierne una. A? L'Aclitunno ha fatto 2 punti in più dopo 23. Forse sicuramente una soluzione potrebbe essere quella dei punti, sicuramente chi ha con le stesse partite ha fatto qualche punto in più. Sicuramente ha quel piccolo merito in più. L'eccellenza se fosse a 18 sarebbe un problema per voi? Sicuramente un po' sì, perché qualche partita di mercoledì da noi lavorano tutti, quindi sicuramente è un problema, però preferiamo farla che non farla, quindi è meglio 18 che niente, dai. Senti, fuori quota li blocchereste oppure no per la prossima stagione? Io le bloccherei volentieri, anche perché ne abbiamo alcuni bravi e poi per noi che non abbiamo settori giovanili di spessore, trovare ogni anno fuori quota è difficile. Quindi noi col bloccaggio le avremmo, insomma, fuori quota, diciamo, dai. Retrocessione e risalita subito l'anno successivo. In genere si dice qui c'è una società che merita quando accade così. Vale anche a Massa Martana? Ma diciamo che secondo me l'anomalia non è stata quest'anno vincere il campionato, ma è stato un po' l'anno scorso retrocedere. Cioè, credo che a inizio anno nessuno avrebbe pensato che il Massa sarebbe retrocesso. Quindi noi come società si è detto: guardate, siamo retrocessi con una bella squadra, cerchiamo di tenerla in toto per quello che è possibile, e sicuramente con questa squadra tenteremo la risalita. E così è stato, quindi non è che abbiamo dovuto fare grandi cose, nel senso abbiamo un po' confermato quello che era il blocco dell'anno scorso ma secondo me, ecco, l'amarezza poi è stata la recessione dell'anno scorso, cioè ancora non me la spiego, guarda. Senti, poi ci torneremo, ma guardiamo avanti. In vista della ripartenza, stagioni 2020-2021, il Massa Martana che cosa chiede alle istituzioni? Un aiuto visto anche la pandemia. Ma cosa chiedi? Capisco che è difficile anche per le federazioni, per tutti in questo momento. Sicuramente non pagare o pagare in parte le iscrizioni già sarebbe una grossa mano, perché ripeto, noi come molte altre società viviamo di tornei, di feste, quindi non farle per noi è un problema grande. Quindi se perlomeno vengono incontro a questo problema dell'iscrizione già sarebbe tanto. Poi anche il fatto che possono dare dei finanziamenti così a interessi zero o anche qualcosa a fondo perduto sicuramente potrebbe rinvogliare un po' tutto il movimento a ripartire. Sul piano del budget, quanto perdete? Ecco. E noi al momento se non facciamo nessuno dei due tornei perdiamo un 30%. 30% circa, ma
Ma poi anche con le ditte, cioè nel senso, capisci, adesso andare a chiedere anche uno sponsor a una ditta che non ha lavorato e quindi non lo so, è quantificabile al momento la perdita quanto possa essere, però ci troveremo sicuramente in difficoltà. Diciamo che noi non spendiamo mai cifre enormi, però sarà dura, qualche cosa andrà sicuramente rivista. Con l'eccellenza tornerà anche qualcuno in società? C'è qualche allusione? No, dai, diciamo che se ci fosse qualche ritorno saremmo contenti, ma a titolo di amicizia soprattutto, quindi noi qua più siamo meglio è, perché poi se fai sport lo fai per così, per stare insieme, passare qualche ora insieme, quindi al di là di tutto chi ha voglia di venire a massa, noi siamo felici, insomma, al di là di tutto. Senti, ma come la mettiamo? Chi aveva premi promozione, ora come vale questa promozione? Sul campo oppure no? Con i rimborsi, poi fra l'altro dove siete arrivati? Siamo arrivati, siamo la gran parte, abbiamo pagato il quinto mese e l'idea nostra adesso ci siamo visti provare perlomeno a chiudere il sesto mese. Logicamente la stagione non è finita e noi purtroppo, ripeto, vivevamo anche con, abbiamo fatto un budget che andava anche sul torneo di fine anno e non l'abbiamo fatto, quindi sicuramente l'obiettivo massimale è pagare tutti i 6 mesi, che non sarà Quindi facile, ma ci febbraio, proveremo. diciamo. Sì, febbraio, perché noi poi paghiamo 8 mesi, quindi ecco, rimanere indietro 2 mesi che non si è giocato, è un po' quella la nostra direttiva. Senti, Diciamo che quando eravamo arrivati con tutti e 5 mesi, dai, quasi tutti. ieri sera, subito dopo l'assemblea della Lega di D e non solo, è partita la festa a Grosseto, no? Grosseto che torna fra i professionisti. Che cosa ti è venuto alla mente? Grosseto è veramente tante cose, un bel ricordo, probabilmente per noi di Massa Martana quella è storia, cioè il Massa che va a vincere a Grosseto e lo elimina dalla Coppa, per noi rimarrà probabilmente il punto più alto della nostra storia No, però io calcistica. voglio che tu ci racconti a chi non lo sa, un aneddoto straordinario, il tuo arrivo allo Zecchini, come sei arrivato e che cosa ti hanno detto i custodi, vai. Niente, sono arrivato con la macchina, avevo tutta la famiglia, mamma, avevo mia madre, mia moglie, le figlie. Arrivo, scendo, tutti steward lì, e arrivano loro col pullman, tutte cuffie, professionisti allo stato puro. Prendete questi, mister, 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 io li saluto, i steward, poi apro lo sportellone della macchina dietro, c'avevo le borracce, i palloni, c'avevo tutto. Mia moglie inizia a prendersi i palloni, questi tutti a guardarci, dice no, ma lo prendiamo noi tutti a prenderci la roba sulle mani, penso sono rimasti. Ti avevano Ti scambiato ripeto, per il magazziniere. il magazziniere, Poi sì. però in Poi campo dopo come finì? finì che abbiamo vinto 1-0, bella emozione, ti ripeto. Io onestamente ci speravo perché c'era un periodo che come squadra andavamo a 1000, però effettivamente entri in quello stadio, a parecchi tremavano le gambe. Prima mezz'ora è stato un tormento, ci tiravano tutte le parti, mi ricordo Luis fece i miracoli. Poi piano piano hanno perso un po' di sicurezza e dopo C'era il secondo Squadroni in porta, tempo c'era Luis Alberto. c'era Luis Alberto, sì, c'era Luis Alberto, sì. Poi quel periodo Manni e Rocchi si marcavano male per tutti quanti, quindi abbiamo sofferto, ma poi hanno sofferto anche loro. E poi alla fine Scasso tirò fuori il coniglio. Scassini gol. Scassini gol. Senti, quindi tornate in eccellenza con l'obiettivo di rivincere la Coppa e riprovare a prendervi una rivincita, ma a quel punto dovete arrivare solo in finale, eh? La chiudiamo così. Ti eri Sì. ingrassato più dopo quel periodo con tutte le cene o dopo la quarantena? No, mi è stato tutte le cene, adesso sto un po' meglio, Ah, sei in eh? gran forma. Credo. Quindi potresti anche allenarti No, con un po' di forma. preparazione in vista del prossimo anno. Gran forma, no, gran forma è un parolone, però in quel periodo lì mi hanno ingrassato più, sì, era a cena continua. Senti, visto che ogni anno cambi incarichi, hai fatto l'allenatore, il vicepresidente, il direttore sportivo e il direttore generale, il prossimo anno Sabatino Montecchiani a Massa Martana cosa farà? Magazziniere. Poi visto, già Grosseto mi hanno scambiato, ora il magazziniere. Tu le No, ma a orbiti, me, ti giusto? ripeto, a me non mi interessano gli incarichi, ripeto, basta che si sta bene. Poi questi incarichi me l'hanno messo così, Morelli come per scherzo, una volta mi ha detto tu farai il vicepresidente, da lì non sono stato nominato nessuno, ero il vicepresidente, non è che c'è stata qualcosa di Grazie particolare. Sabatino, complimenti per questa promozione. Va bene, grazie Nico, ciao, un abbraccio. Un saluto al vicepresidente, punto interrogativo, un po' tuttofare del Massa Martana. Ciao Sabatino, a presto.
Eccoci qua a parlare di Clitunno con il suo direttore sportivo, ma è limitativo definirlo direttore sportivo perché lui è il vero tuttofare in casa Campellina. Un saluto a Fabrizio Rossi. Ciao Fabrizio, come stai? Bene, grazie, un saluto a tutti quanti, qui discretamente andiamo avanti in questa situazione di emergenza. Senti, allora partiamo dalla decisione del Consiglio federale che ha lasciato discrezionalità ai comitati, quindi sarà il Comitato regionale Umbra a decidere come chiudere il campionato di promozione. La Sì. sensazione è che il Massa Martana verrà promosso in eccellenza e si parla poi di ripescaggio, un possibile ripescaggio qualora il Bastia non dovesse retrocedere per portare l'eccellenza a 18, ripescaggio che potrebbe coinvolgere la Clitunno, visto che è seconda in classifica con un punteggio anche migliore rispetto al Ventinella. La vostra posizione qual è? La nostra posizione è che noi accetteremo qualsiasi decisione prenderà il Comitato, senza ci fidiamo di quello della decisione che prenderà. Certo, sarebbe bello e giusto, credo io, prendere in considerazione le seconde in classifica, anche perché su un campionato finito in maniera straordinaria, nel senso che è terminato 7 giornate al termine. Credo che sia opportuno anche fare la graduatoria di ripescaggio in base anche alle classifiche, perché tutto era ancora aperto, non solo per le seconde, anche per le terze, ma soprattutto per le seconde che avevamo presente a 3 punti. Ecco, anche se giustamente in questa situazione è giusto prendere la decisione che hanno preso, che la prima è promossa. Stesso spiazzamento rispetto al Ventinella, 50 punti però per la Clitunno, 48 per il Ventinella. Stesso Sì. cammino in Coppa Italia, sarebbe da vedere la disciplina. Quindi, comunque, parlando così, facciamo una chiacchiera da bar fra Nicola e Fabrizio. Più logico riscrivere i criteri di ripescaggio piuttosto che affidarsi a quelli già pubblicati ad ottobre. Beh, quelli pubblicati ad ottobre in una stagione normale sono giusti da applicare, ma in questa situazione straordinaria, come possiamo dire, non è applicabile, anche perché, ripeto, mancavano 7 giornate alla fine. Credo che sia più opportuno premiare le seconde o noi il Ventinella se c'è possibilità e anche magari ascendere anche le seconde in prima, quello che potrà succedere, insomma, no? Sui fuori Perché credo che quota sia che più cosa giusto. faresti? Io farei gola sempre in questa situazione straordinaria, li bloccherei, sinceramente. Speriamo che ci sia anche questa soluzione di bloccare i fuori vuoto. Quindi in eccellenza giocheresti con due 2001 e un 2000, in promozione con due 2000 e un 2001, giusto? Sì. Credo in linea di massima, credo che potremmo anche andare verso questa strada, insomma, se è possibile. Poi, ripeto, decide il comitato. La società della Clitunno invece alle istituzioni che cosa chiede in vista della ripartenza? Se in tanti hanno chiesto iscrizioni gratuite, tesseramenti gratuiti da parte vostra? Beh, noi ci accodiamo magari alle richieste delle altre squadre, però tutto in base alle possibilità che si possono avere, nel senso che prima di tutto bisogna ripartire in sicurezza, con la massima sicurezza, tutto, e perciò non è facile neanche ripartire a settembre, ma credo sia impossibile. Credo, speriamo. Però per quanto riguarda l'iscrizione, sarebbe anche l'iscrizione gratuita, anche perché il campionato è terminato prima, dovrebbe essere anche una soluzione favorevole, anche perché tutte le squadre, tutte in difficoltà, si potrebbero trovare diverse squadre, insomma, ecco. Sul piano dei rimborsi, la Devono. vostra stagione quando si è chiusa? Noi abbiamo i rimborsi con febbraio, abbiamo deciso con i ragazzi con febbraio, perché noi abbiamo smesso, anzi, noi siamo stati i primi che abbiamo interrotto, quando non abbiamo aspettato neanche la decisione Siete della arrivati prima di federazione. Conte, siete arrivati. Siamo arrivati prima, abbiamo sospeso i primi di marzo, quando abbiamo visto che abbiamo sospeso tutto, tutte le attività. Sul piano societario sareste pronti ad affrontare l'eccellenza? Ma sì, ma io credo di sì, questa è una società, al di là che adesso in questo momento noi ci troviamo di fronte a una situazione dove bisogna eleggere nel giro di pochi giorni sia il presidente che il vicepresidente, anche perché come è noto in 4-5 mesi si dovrà mancare sia il vicepresidente che il presidente e sarà a giorni che dovremo anche rinominare queste cariche. A livello societario io credo che noi, sempre con la nostra mentalità, cioè di fare il passo lungo secondo la gamba, potremmo affrontare anche l'eccellenza, anche perché l'affronteremo sempre con lo stesso criterio, come ho detto nostro, andarci insomma cauti,
limitando le spese come abbiamo fatto sempre, tenendosi su un, ecco, Quindi puntando più. Ginai ti ha assicurato che segna anche in eccellenza? Ginai credo segna in eccellenza, poi bisogna vedere, io gli auguro, bisogna vedere quello che farà Keriota, perché Keriota dovrebbe andare a Parma, io glielo auguro, però aspettiamo E ci dai lui. anche No, una notizia importante, vedi, da buon DS hai fatto anche mercato in un periodo di down giù di lì. Keriota doveva fare il torneo di Viareggio col Parma, purtroppo è successo, c'è stato il virus e è stato sospeso tutto, è rimasto con noi. Credo e gli auguro e sarei felicissimo che il Parma lo prenda insomma, in questo mercato prossimo. Quindi diciamo, per chiudere una stagione maledetta, se pensiamo alla scomparsa del vicepresidente Nicola Brizzi, del presidente Lodovico Pacifici, il ripescaggio potrebbe essere Sì, sarebbe qualcosa. un motivo anche parte di soddisfazione, perché io credo che anche la squadra se lo meriti, perché il campionato che ha disputato è stato un campionato eccezionale, in merito al Massa Martana che nel secondo diretto ci ha vinto e sta avanti a noi, però credo che, ripeto, noi da qui alla fine ancora potevamo dire la nostra, la vittoria del campionato, come lo poteva dire il San Venanzo, che sarebbe un po' tardato, però credo che sarebbe un motivo di orgoglio anche e da dedicare a queste due figure storiche, perché sono due figure storiche che hanno fatto più di 40, più 50, più 60 anni di Cliturno, sarebbe da dedicare a loro, ecco, sarebbe bellissimo. Due dirigenti da prendere da esempio, sicuramente. Sicuramente, Grazie Fabrizio, grazie della tua disponibilità, un grande in bocca al lupo. sicuramente. Grazie, grazie a tutti quanti, un saluto generale. Aginox presenta L'Ultimo Nato, lo spumantizzatore Martinotti Charmat, la tradizione della meccanica al servizio dell'enologia. Spumanti, prosecchi, vini speciali prodotti attraverso la rifermentazione controllata nei nostri serbatoi in acciaio inox. Una tecnica all'avanguardia per la produzione di vini unici. Aginox, inossidabili dal 1999, nel segno delle bollicine. Hanno chiamato questi qua ieri. Di recupero credito hanno detto che oltre alla casa si vogliono prendere pure la barca. Ui, ma che stai dicendo, Ernesto? Ma vedrai che una strada si trova e si sistema tutto, no? Sì. Hai mai sentito nominare emergenza debiti? Emergenza debiti per debiti bancari, agenzia delle entrate, finanziarie e segnalazioni nelle centrali rischi. Siamo in tutta Italia per difendere le imprese e soprattutto le vostre famiglie. Grazie a Emergenza Debiti ho ricominciato una nuova vita. E me la barca l'ho fatto sistemare! Apicoltura Orazzi, maestri nell'arte del miele dal 1975. Melari costruiti artigianalmente, smielatura, imbasettamento e vendita al dettaglio con consegna a domicilio. Ci trovi a Marciano, vocabolo Madonnuccia di Faena 57. Siamo specializzati nell'allevamento delle api con tecniche all'avanguardia per la salvaguardia dell'ambiente. Apicoltura Orazzi, il nettare degli dèi, direttamente a casa tua. Di San Venanzo ne parliamo con il suo presidente. Un saluto a Giordano Servoli. Ciao Giordano. Ciao a te, ciao a tutti quanti. Allora, prima cosa che notiamo, tu sei stato il primo a sfruttare la riapertura di barbieri e parrucchieri. Esatto. Avevo preso un appuntamento già da tempo. Il 18 maggio alle Ne 7 e avevo mezza troppo di bisogno. 18 e mezza alle 7 e mezza di mattina ti sei presentato. Non proprio alle 7:30, ma diciamo è stata una cosa immediata. Senti, Consiglio federale, è stato in pratica, le linee guida sono state decise, ci sarà una discrezionalità da parte dei comitati regionali, l'orientamento è quello di promuovere le prime poi a completamento organico con eventuali ripescaggi che però difficilmente potranno riguardare San Venanzo terzo in Sì. classifica. La tua idea qual è? Beh, diciamo che secondo me è la decisione più giusta. Alla fine, certo, hanno dovuto trovare
una strada per risolvere quella che era una stagione finita male. Credo che il Massa Partana per il girone nostro è la squadra che comunque avrebbe meritato di più la promozione, quindi alla fine per lei è diciamo, un completamento giusto della stagione. Dispiace non aver potuto finire la stagione sul campo, quindi vedere i risultati dei playoff, quello che sarebbe stato poi le ultime partite di campionato. Dispiace per questo perché comunque eravamo lì con la Clitunno, con le altre squadre per lottarci per una promozione che sarebbe stato un po' il coronamento di tutti i sacrifici fatti durante l'anno. Ecco, dispiace solo per quello e poi chiaramente dispiace anche per quello che sarà nel futuro, nel E prossimo anno, già andiamo a partire quindi. da questo anno. Questa pandemia come cambierà il futuro del San Venanzo in ottica ripartenza? Mettiamola così e colleghiamo anche un altro Allora, argomento. Che cosa vi sì. aspettate dalle istituzioni calcistiche e non? Allora, San Venanzo è stato molto colpito da questa pandemia, più che altro economicamente, perché chiaramente come un po' dappertutto, noi come associazione ci fondiamo sul sostegno delle aziende del territorio, che chiaramente sono state 2 mesi chiuse e quindi il loro sostegno di conseguenza verrà naturalmente a mancare per l'associazione sportiva. Poi noi avevamo in programma degli eventi che per noi sono fondamentali, di vitale importanza, come una lotteria, diciamo, primaverile e una festa estiva, che è linfa vitale per noi, sono delle entrate che ci permettono di impostare la stagione. Tra Tutto l'altro, ciò festa dello quest'anno non c'è sport, stato. ti interrompo, Festa che dello negli anni sport, è stato un esatto. appuntamento importante, ha visto Trapattoni, la Vezzali, insomma, Sì, anche persone Baresi, ci sono illustriose. stati Sì. personaggi importanti che dispiace quest'anno non poterla ripetere, non poterla ripetere, quindi peccato, certo, per noi questo è un qualcosa di importante che ci viene a mancare. Le istituzioni ci sono vicine, infatti abbiamo già comunque provveduto alla rigenerazione del manto erboso del nostro stadio. Stiamo già lavorando per la prossima stagione. Certo, noi, essendo una società che si fonda su un bacino piuttosto piccolo, quello del paese di San Venanzo, avremo difficoltà nella costruzione della squadra. Questo senza dubbio. Non ci possiamo affidare a un gruppo sostanzioso di ragazzi di San Venanzo, purtroppo, come magari lo era negli anni passati, e quindi questo è già un handicap in questo periodo che chiaramente le società dovranno puntare sul proprio settore giovanile. Noi non ce l'abbiamo, il settore giovanile purtroppo, quindi questo sarà purtroppo un grande handicap. Vediamo, speriamo bene, speriamo di sopperire a questa mancanza comunque nel migliore dei modi. Ora stiamo a vedere. Io ho letto del credito che vorrebbero dare alle società. Non so quanto sia risolutiva questa cosa dal nostro punto di vista, perché comunque noi sarebbe più per noi sarebbe migliore un incentivo, un taglio dei costi relativi all'iscrizione e alle varie multe legate Voi alla avete anche mancata la multa della juniores, per Juniores, esempio. no? Ecco. Esatto. Noi purtroppo noi ci piacerebbe tantissimo fare una juniores, purtroppo. San Venanzo, ti faccio l'esempio, San Venanzo viaggia in questi ultimi anni con 4-5 nascite all'anno e quindi costruire una squadra è veramente difficile, ma di qualunque età, di qualunque età. Quindi hanno parlato anche di blocco E di nel fuori quota. Il circondario, blocco di fuori quota potrebbe essere sì, un aiuto? ma che ti dico, potrebbe come non potrebbe, alla fine noi comunque saremmo in difficoltà perché non ce l'abbiamo del luogo, quindi sia che sono del 2000, del 2001, del 2002, a noi ci cambia poco, noi comunque dobbiamo andare fuori a prenderli, cercare di convincerli a venire a San Venanzo, offrire il meglio di quello che possiamo offrire. Però comunque è un'operazione che andrebbe comunque fatta ogni anno. Da parte tua, quindi è possibile ipotizzare una soluzione a questo momento così difficile sul piano economico?
Ce ne potrebbero essere tante. A me adesso come adesso ne viene in mente una, quella guardando diciamo il nostro piccolo e come diciamo noi come società ci sosteniamo grazie alle aziende del circondario, potrebbe essere una soluzione quella di garantire, dare la possibilità a queste aziende di detrarre completamente la classica fattura di sponsorizzazione, portarla in detrazione e compensarla, magari, non so, con i contributi dei dipendenti, con l'IVA, come funziona adesso un po' in ambito edilizia. Potrebbe essere una soluzione magari per comunque non far venire a mancare alle società dilettantistiche quel sostegno da parte delle aziende, dei professionisti, di tutti coloro che hanno partita IVA, che comunque sostenevano le società anche con piccoli aiuti, con piccoli contributi pubblicitari, già se non venisse a mancare questo aiuto sarebbe importante. E la stagione sul piano dei rimborsi, quella Quindi passata, quando si è chiusa per voi? noi si è chiusa a fine febbraio, avevamo già saldato tutti i rimborsi. A inizio marzo con qualcuno che non avevamo visto, quindi noi abbiamo chiuso la stagione regolarmente, siamo stati sempre puntuali, abbiamo cercato di onorare al meglio le nostre, diciamo, promesse, tra virgolette, di inizio anno, quindi non credo che San Venanzo possa essere criticato da questo punto di vista, perché abbiamo fatto veramente un bel lavoro. No, anzi, senti, dimmi però se l'ho letta male, quindi, cioè, tu mi fai capire che anche l'iscrizione potrebbe essere a rischio, no? Perché questa sarebbe una notizia. San Venanzio negli ultimi anni si è distinta sempre per serietà, ma anche per ambizione, no? Come società. Cioè, nel 2020-2021 Certo, adesso potrebbe. io questo io non mi voglio esporre troppo perché ancora devo diciamo, riunirmi con i miei soci, dobbiamo fare una riunione proprio la settimana che entra per programmare la stagione. Adesso sicuramente sarà una stagione complicata, questo sì, sarà una stagione complicata, cercheremo di fare tutto il possibile per chiaramente iscriversi e portarla a termine. Probabilmente lo faremo, cioè, ci iscriveremo come è sempre stato negli altri anni perché San Venanza è una piazza che vive di calcio, il paese vive di calcio, quindi noi proveremo in tutti i modi a farlo. Chiaramente sarà tutto più complicato, Ma questo sì. anche perché portare i giocatori a San Venanzio logisticamente è difficile, no? Insomma, comunque devi fare necessariamente qualche chilometro in più. Purtroppo sì, noi abbiamo cercato di sopperire in questi anni a questa nostra, tra virgolette, scomodità geografica, con la serietà, con un impegno magari economico che poteva essere leggermente superiore a quello che, diciamo, facevano le altre squadre del circondario, sono stati fatti diversi lavori, abbiamo creato una palestra nuova per i giocatori, qua a San Venanzo sai bene che l'inverno è freschino, quindi potersi allenare anche al chiuso una volta a settimana era un'esigenza di non poco conto dei giocatori. Io poi ci sono passato, quindi mi rendevo conto bene che era qualcosa di necessario. Non vogliamo chiaramente sprecare tutto questo sforzo, quindi Ma hai una mancata iscrizione anticipato? per noi sarebbe un qualcosa che è l'ultima spiaggia, Non chiaramente. Noi dovete facciamo di farlo, tutto. non dovete neanche farlo No, perché. ma assolutamente. Ma non è che Cioè, con questa scusa ti rimetti gli scarpini anche tu? no, oramai lascio a chi è più allenato. Io ho perso completamente l'allenamento. Beh, però il look da giocatore c'è, questo è capello da giocatore. Beh, cioè, questo è il capello, sì, è da giocatore, perché mi devo in qualche modo tenere giovane e vicino ai calciatori. 33 anni, tu potresti tornare tranquillamente in Comunque. campo comunque. Sì, ma ho detto io, l'età sì, l'età c'è, ora gli impegni mi hanno portato un po' ad allontanarmi dal calcio giocato. No, so che il problema vero è Se che Umberto, Alberto, loro ricominciano tutti, allora un pensiero ce lo faccio, se no Volevo dirti questa è proprio una questo, dunque.
Pan Bianco, Bicchieraro, Servoli in campo, ma io ho l'impressione che Ettore Turchi... Ma io credo che finisco in panchina. Esatto, Ettore Turchi ti faccia giocare larghi sulla destra, ma molto. Esatto, io sicuro. Forse Alberto e Umberto potrebbero sicuramente ancora dire la loro. Nonostante hanno qualche anno più di me, loro sicuramente potrebbero dire la loro in un campionato di promozione. Grazie Giordano, un grande bocca al lupo a te e a tutti. Prego, un saluto a tutti quanti, a te e a tutta la redazione.